Questo sinceramente non me l'aspettavo proprio. Ragazzi, è vero, viviamo in un periodo storico in cui c'è davvero l'imbarazzo della scelta. I cataloghi di chitarre sono zeppi di opzioni e si fatica spesso a dare un giusto valore agli strumenti disponibili. Se a volte la differenza la può fare il suono, a volte magari i materiali, a volte anche solo l'estetica, eh. Quando però si parla di chitarre da shredder, no, non lui, bisogna fare attenzione ad altre cose per rendere il nostro strumento il più facile da suonare possibile. Caratteristiche che non so però se possiamo trovare a buon mercato. O forse sì. Non mi aspettavo per niente questo risultato. Ho quindi ordinato 4 chitarre da strumentimusicali.net, che ringrazio come sempre per rendere possibile questo tipo di video, e le ho scelte partendo da un prezzo di circa 500 euro. E poi sono salito sempre un po' di più per capire se, salendo di prezzo, oltre a far sgonfiare il portafoglio, ci ritroviamo davvero con uno strumento più performante. Oppure no. Un video che calza a pennello vista l'uscita della nuova Jackson Made in USA Virtuoso, che volevo assolutamente provare a causa della bella campagna di marketing che hanno fatto, con un sacco di chitarristi famosi come Misha Mansour dei Periferi e Marty Friedman. Insomma, diciamo che mi sono un po' emozionato. Questo invece era uno dei miei mini brani, chiamato Moore is Moore, che fa parte del mio corso sulla plettrata alternata. Mi sembrava un'ottima occasione per fare un ripassino e per mettere sotto torchio questi strumenti con della musica, diciamo, un po' tecnicamente impegnativa. Magari fatemi sapere quali di questi mini brani vi piace di più nella sezione commenti. La prima chitarra che ho scelto però è un Ibanez, dal nome impronunciabile come al solito, una RG370 HMZ BMT Blue Moon Bars. Ragazzi, perché? Ad ogni modo, fa parte della linea RG Standard, storico modello che ormai ha i suoi annetti, eh. Ha fatto la sua prima apparizione nell'87 ed è stata utilizzata da innumerevoli chitarristi virtuosi in tutto il mondo. Ah, se questo video vi piace, considerate di iscrivervi al canale. Non so se abbiano già attivato il pulsante che si illumina quando vi iscrivete, anche su questo canale qua. Ad ogni modo, col vostro aiuto potremmo arrivare a 56 milioni di iscritti prima della fine di questo 2023. Grazie mille. Questo modello in particolare fa parte della linea standard, costruita in Indonesia, e anche se si tratta di un modello abbastanza economico, ha comunque il suo perché. La chitarra è abbastanza pesante in realtà, con un corpo in frassino, manico in acero con 24 tasti con un radius da 15,75 pollici. Il manico ha un profilo Wizard 3, una forma che ha tanti appassionati quanti forse più detrattori. Io personalmente mi trovo benissimo con questo tipo di manici, sarà che la mia prima chitarra elettrica è stata proprio un Ibanez RG, ma mi sento sempre un po' a casa e sicuramente prima o poi una bella RG mi piacerebbe prenderla per sfogare il mio desiderio di suonare molte note veloci e possibilmente senza senso, ma soprattutto senza cuore. Questa chitarra è davvero molto carina, tuttavia il manico è, diciamo, un po' anemico
esteticamente non è un granché, eh? Ha proprio un feeling economico, diciamo, e anche i tasti grattano un po' sui bordi, una cosa che non mi piace per niente. I pickup sono dei Quantum, forse un pelo più confusi e meno a fuoco rispetto a quelli delle altre chitarre più care, ma abbiamo un ponte Edge 02 con un sistema Zero Point System che rende questo ponte da una parte più rigido, ma dall'altra migliore per tenere l'accordatura e fare magari dei double stop o disharmonic bending, che in genere sulle chitarre con ponte flottante sono un po' un grattacapo perché tendono a venire fuori calanti a causa del ponte che viene tirato indietro dalle corde. In parole povere, questa cosa qui. Oppure... Con questa chitarra, diciamo, riesce particolarmente bene, senza sgradevoli scordature, infatti l'ho usata per l'inizio del final solo, che se mi seguite da un po' sicuramente conoscete, e inizia proprio con uno di questi bending. Visto che avevo quattro chitarre, ho aggiunto qualche armonizzazione in più rispetto alla versione standard di questo solo, che trovate anch'esso nel mio corso sulla fretta alternata. E devo dire che è divertente questo solo, dovrei suonarlo un po' più spesso. Ad ogni modo, procediamo con la seconda chitarra, una Charvel Pro Mode San Dimas, serie prodotta in Messico che ho portato più volte sul canale e che ho sempre apprezzato per il suo rapporto qualità-prezzo. Qui abbiamo un corpo in ottano e manico in acero a 22 tasti. Anche questo, diciamo, un po' anemico se vogliamo, ma con un feeling migliore rispetto a quello precedente di Ibanez. Sembra, insomma, sicuramente più di qualità. Sono dei Seymour Duncan, classica accoppiata JB-59, che rendono questa chitarra particolarmente frizzante ed esplosiva. Probabilmente è inaspettatamente la più agile delle quattro. Forse perché è molto simile alla mia EVH e quindi ci sono più abituato? Probabile, però anche qui mi sono trovato, diciamo, subito a casa, davvero comodo questo manico, un po' più simile a un manico Stratocaster, anche se con un radius composito da 12 a 16 pollici. Il ponte è un Floyd Rose 1000, selettore a tre posizioni e push-pull sul volume per splittare i pick-up. Una chitarra semplice, diretta, senza tanti fronzoli, ma sicuramente efficace. Non di sola plettrata alternata vive l'uomo. Qui l'etude da quattro corde tratto da Sweet Picking Concerto. E tutte e quattro le chitarre si sono ben prestate a questo tipo di materiale. Due di queste chitarre ve le ho già presentate, procediamo quindi con la terza chitarra salendo ancora un bel po' di prezzo. Un'altra Ibanez, la Kiko 10 BP, versione premium, quindi indonesiana, della chitarra signature di Kiko Lureiro. Storico chitarrista degli Angra, da qualche anno anche nei Megadeth, anche se adesso in pausa, e ovviamente famoso anche per la sua carriera solista. Mi piacciono davvero molto i suoi album strumentali, sicuramente consigliati. Questo strumento ha un corpo in ottano con top in acero, manico in 5 pezzi in acero e noce con rinforzi in titanio,
tastiera impalissandro con 24 tasti e un radius di 15 pollici e 75. I tasti sono posati davvero molto bene e il trattamento premium di Ibanez si fa sentire. Scorrendo le dita sul manico si sente che sono davvero morbidissimi e privi di asperità. Molto bene. I pick-up sono dei Di Marzio Chico e devo dire che mi sono piaciuti molto. Li ho trovati estremamente a fuoco e precisi, ma al tempo stesso sufficientemente grassocci da risultare sempre piacevoli. Credo i miei preferiti del video di oggi. Abbiamo anche la possibilità di splittarli tramite il potenziometro push-pull del volume. Il ponte è un Edge 02, come nella prima Ibanez, ma senza lo Zero Point System, che forse contribuisce a rendere questo strumento un pochino più leggero rispetto alla prima Ibanez. Questa è la prima chitarra che viene fornita di Gig Bag, anche se a questa cifra mi sarei aspettato qualcosina di più sotto questo aspetto, eh. Ma a quanto pare i prezzi non accennano ancora a calare. Anzi. Vediamo chi se lo ricorda questo mini brano che avevo scritto già qualche anno fa, esplorando le possibilità degli arpeggi con una mano sola, in legato senza l'uso del plettro. O quasi. Con quest'ultimo brano andiamo quindi a presentare l'ultima chitarra, la Jackson American Series Virtuoso. Wow wow wow! Una chitarra che è fondamentalmente un rebrand della Dinky, ma un po' più fashion. A partire da questo colore un po' cipria, c'è anche un verdino innocuo oltre ai più classici nero e blu. Rosellino, cipria e verdino, che però fanno secondo me un bel contrasto con la musica, diciamo, un po' più aggressiva. Non so cosa ne pensate voi, fatemi sapere giù nei commenti. A me piace questo contrasto. Ad ogni modo, questa è la sorella della Jackson SL3 che è uscita l'anno scorso, la Soloist Made in USA, ma con il ponte Floyd Rose 1500 che tanto, insomma, ha fatto discutere. Ecco, qui abbiamo lo stesso tipo di ponte e anche qui non abbiamo tasti in acciaio, però rispetto alla SL3 costa un pochino meno. Rispetto quindi alla sorella Soloist SL3, di cui vi ho parlato in altri video, che magari vi metto giù in descrizione, questa non ha una costruzione neck through body con manico passante attraverso il corpo, ma un più tradizionale manico avvitato. Molto molto bello, devo dire, in acero roasted in 5 pezzi con una tastiera in ebano Strict,
cioè questo ebano con venature che però non ho ancora capito se mi piace o preferisco l'ebano con colorazione più uniforme. Il coro poi non Tano, su cui sono montati due pickup Seymour Duncan, un JB e un 59 come la Charvel, però in qualche modo questa chitarra mi è sembrata un pochino più seduta e meno frizzante. Questa, tra l'altro, è l'unica chitarra a cui non ho dovuto fare nulla, Era già molto suonabile così, mentre a tutte le altre ho dovuto abbassare l'action anche un po', in quanto il setup non era sicuramente adatto per correre. In più, questa Jackson ha una custodia semi-rigida, anche carina, però, se vi devo dire la verità, l'ho trovata un po' rigida e, diciamo, asciutta. Nonostante si percepisca il pregio di alcuni materiali e la lavorazione, all'atto pratico è probabilmente la chitarra che ho faticato di più a suonare, per qualche motivo che razionalmente non capisco bene. Si sa, con le chitarre è così, scocca la scintilla oppure no, e in questo caso avevo delle aspettative molto alte, visto che invece la sua sorella Soloist, la SL3, mi aveva dato un'impressione opposta di super morbidezza e agilità. Ovviamente, come dico sempre, questa è solo la mia impressione in questo momento. Se per caso ve ne capita una tra le mani, fatemi sapere le vostre sensazioni qui sotto nei commenti. Quindi, qual è la chitarra che mi è piaciuta di più? Allora, l'Ibanez Kiko è carina. I tasti ben levigati e i pickup belli sono due caratteristiche che ho trovato molto piacevoli. Ma secondo me il prezzo è un po' altino e non riesco a giustificare circa 1000 euro di differenza con la prima Ibanez, con cui condivide anche lo stesso ponte. L'Ibanez RG, la prima, ha un grande rapporto qualità-prezzo. Grandissimo. Tuttavia, il manico sarebbe assolutamente migliorabile. Magari una capatina da liutaio per smussare un po' i tasti sarebbe gradita. Tuttavia, la finitura e il tipo di legno del manico sono un po' così, dal punto di vista estetico e sotto le dita. Però, per la cifra a cui viene venduta, secondo me non è assolutamente male. Probabilmente anche in questo caso la mia preferita è di nuovo una Charvel, a cui non riesco a trovare particolari difetti. Mi sembra uno strumento assolutamente onesto e molto concreto, a un prezzo, secondo me, ragionevole, visto il mercato odierno. Pertanto, per rispondere alla domanda iniziale, quanto serve spendere? Allora, non credo ci sia una regola fissa, Sarei stato anche curioso di provare ad alzare ancora l'asticella per farmi sbalordire magari da uno strumento davvero top di gamma. Magari datemi qualche consiglio in questo senso per un video futuro, o mandatemi un carrello a carrellomilliers@gmail.com. In ogni caso, per me, la cosa più importante in uno strumento da shred deve essere il feeling che abbiamo con lo strumento, ed è una cosa abbastanza personale, legata magari anche alla dimensione e forma della nostra mano. Io mi trovo molto bene col manico Ibanez o Ibanez Wizard, o con il manico Speedneck di Charvel. Magari qualcuno di voi invece non li sopporta e si troverà benissimo col manico della Virtuoso. Tuttavia è fondamentale avere un buon setup che faccia il caso vostro o nostro, insomma, pertanto in questo senso è bene sperimentare per trovare il nostro assetto preferito. Se la chitarra è almeno buona, come la prima Ibanez di questo video, potreste trovarvi uno strumento assolutamente comodo e performante dopo un buon setup e permettervi di alimentare la vostra fame di tante note, specialmente senza cuore. Fatemi quindi sapere quali di queste chitarre vi è piaciuta di più o se qualcuno di voi le possiede. Magari fatemi sapere anche qual è la vostra chitarra da shred preferita e quali caratteristiche deve avere. Io ringrazio strumentimusicali.net che mi ha permesso di fare questo video. Naturalmente trovate tutti i link agli strumenti usati oggi giù in descrizione. Non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi al canale e se vi sono piaciuti i mini brani andate a dare un'occhiata anche ai miei corsi giù in descrizione. E inoltre, se vi iscriverete alla mia newsletter avrete un piccolo sconto che durerà però solo per questa settimana. E anche per oggi, ragazzi, questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Fuuu!